La fiducia è un sentimento che caratterizza la relazione che abbiamo con noi stessi e con gli altri e si basa sulla sensazione di sentirsi al sicuro e protetti. Da piccoli impariamo questa sensazione di sicurezza grazie alle amorevoli cure dei genitori o di chi si occupa della nostra crescita. Sapere di poter contare su un adulto responsabile che ci ama incondizionatamente ci farà sentire al sicuro e ci darà la possibilità di crescere con la certezza che chi ci circonda merita la nostra fiducia. Purtroppo però non sempre queste aspettative vengono rispettate e si può rimanere delusi proprio da coloro che avrebbero dovuto prendersi cura di noi. Nella mia infanzia non ho vissuto in un clima sereno, a causa di mio padre che picchiava mia madre e faceva reati per cui spesso arrivavano i carabinieri in casa. Non mi sono mai sentito al sicuro e questa sensazione è rimasta in me per molti anni. Quante volte ci è stato detto fidati di me e poi siamo stati abbandonati o semplicemente usati? Si potrebbe affermare che è meglio non fidarsi di nessuno per non correre il rischio di essere traditi. Ci sono periodi della nostra vita che ci hanno fatto dubitare di tutto e di tutti, ma soprattutto di noi stessi. Abbiamo perso autostima o forse non si è mai sviluppata e questo ha inciso sulle nostre relazioni interpersonali. Riuscire ad avere una buona autostima servirà a sviluppare una sana fiducia in se stessi e questa sarà fondamentale nelle nostre relazioni con chi ci circonda. A causa dei miei problemi di salute, mi sono sempre sentito soffocare dalle paure e dalle ansie di mia madre. Paure e ansie che mi ha poi trasmesso. Mi sentivo diverso dagli altri e in difetto, tanto da pensare di non valere nulla. Quando si perde la fiducia in se stessi o negli altri, si rischia di tentare di annebbiare i propri pensieri disfunzionali o di riempire un vuoto. Molti di noi hanno fatto questo rivolgendosi alle sostanze. Le sostanze hanno riempito quel vuoto e hanno annebbiato i nostri pensieri, ma come conseguenza hanno anche cancellato la nostra capacità di guardare il mondo con fiducia. Nel mondo della tossicodipendenza non esiste la fiducia verso il prossimo, che viene percepito costantemente come un nemico, e nemmeno verso se stessi. Ogni giorno è un nuovo fallimento. Col tempo si crea il vuoto intorno e rimane solo la tossicodipendenza. In comunità stiamo imparando a riaprire i nostri cuori, a fidarci di chi si prende cura di noi, mostrandoci la strada giusta da seguire, e passo dopo passo a fidarci di noi stessi. Perché in fondo, se siamo arrivati fin qui, è perché non l'abbiamo mai avuta veramente. Ogni giorno, guardando i piccoli progressi che facciamo, ci riscopriamo capaci, utili, soddisfatti, ma soprattutto meritevoli di fiducia. Grazie a chi si occupa di noi e ai nostri compagni di viaggio, stiamo imparando a riscoprire il nostro valore. È difficile riuscire a fidarsi di qualcuno, ma stiamo capendo che la fiducia è come un dono. Quando si fa un regalo a qualcuno non si pretende nulla in cambio. Donando fiducia rischiamo di dare un pezzetto della nostra anima a qualcuno, senza garanzie di essere ricambiati, ma è un rischio che varrà sempre la pena correre per poter vivere appieno la nostra vita.